Inaugura domani 13 aprile alle 18 alla Rocca Sforzesca di Riolo Terme, alla presenza del presidente della provincia di Ravenna, Claudio Casadio, la mostra Le ceramiche di Caterina Sforza di Gianfranco Morini, detto il Moro. Il ceramista faentino espone gli ultimi lavori e, come al solito, gioca con il titolo. Domani inaugurerà una mostra su Riolo. Di che mostra si tratta? Ma è una mostra così, sono stato invitato al comune di Riolo e mi hanno chiesto se c'è una personale, non è che mi interessava più di tanto, ma poi ho visto l'intorno, la rocca, ho visto il fossato, mi è venuta l'idea di fare questi gesti ceramici tutto attorno alla rocca per dargli un po' di vivacità proprio. E allora ho fatto questi steli molto semplici, ho fatto questi gesti ceramici e ho messo qualcosa sopra, ma non ho voluto fare certamente un fiore, però tutti hanno cominciato a dire: ma che bei fiori, ma come quei fiori sono? E allora adesso sono fiori. E mi piaceva molto dare un tributo a questa Caterina Sforza, che ho letto un po' la sua storia, che era veramente una iena, diciamo che lei era chiamata la Leonessa d'Italia. Allora mi sono immaginato una donna molto bella, una donna che era una gran politicante e sicuramente gli faceva piacere un tributo di ceramiche. Magari tanta gente andrà là a vedere, vedete queste ceramiche del 400 di Caterina Sforza, magari pensa anche a quello. Invece sono solo di questi gesti materici molto semplici. Cioè, la mia ceramica è fatta solo di gesti, perché non c'è bisogno di cominciare a fasciarsi la testa per cominciare a spiegare come fanno certi baluba là, quei critici. Cosa vuol dire fatti di gesti? Cioè, tu non devi cercare di impegnarti troppo per voler fare qualcosa che non è stato creato, o magari io cerco di fare la cosa nuova. Non esiste più niente, tutto è stato fatto. Perciò le tue mani possono fare un movimento. Nessuno mai farà il tuo movimento delle tue mani. Perciò è questo che io li chiamo gesti materici, perché mi piace molto l'argilla refrattaria. L'argilla ancora che è veramente impura, che sa di tutto. E questo è un po' la mia filosofia delle mie ceramiche. Quindi anche un po' il suo tratto distintivo. Sì, ma io sono così, non lo so, io sono nato così, ho avuto alcuni maestri che mi hanno influenzato, se non facciamo i soliti nomi, tutte le volte riporto questi quattro maestri e niente, io mi sono sentito in sintonia con loro, perciò quello che sto facendo adesso è quello sempre che ho pensato e oggigiorno non ho ancora cambiato, ma non perché mi sono fossilizzato. Non è vero, perché a me piace sempre creare degli smalti nuovi, effetti, cose incredibili, roba del genere. Però il gesto per me è la cosa più bella che per me esiste. C'è un progetto passato a cui è più legato? Ma veramente no, non penso. Non penso perché quando io ho fatto queste cose già, dopo mi viene già il vomito, cioè non mi interessano più. Perciò non mi interessa neanche il passato. Il passato è che io ho l'abitudine di fare un po' di documentazione. Allora ogni tanto vado a vedere e allora ho detto: ah, va, che roba avevo fatto lì. Però chiudo, lo metto via e sono a posto e penso al domani. No, io non guardo mai indietro, proprio una cosa che veramente mi dà anche un po' fastidio, veramente. E a proposito del domani, sta già lavorando a un altro progetto? Beh, questi fiori, lascia stare, che sono nel fossato, sarebbero, diciamo, una presentazione, un'anteprima di qualcosa che andrà in una rotonda a Faenza, che adesso stiamo un po' guardando, una rotonda importante, e saranno collocati in questo rondon per dare un po' d'allegria, così, dal momento che le rotonde a Faenza fanno tutte cagare, scusi la parola, molto elegante, cioè non gliene frega niente nessuno, tutte le vogliono, ma vogliono guadagnare dei soldi. Chi pretende essere un artista, non so chi sia, non mi interessa. E sono veramente miserabili, cioè io sono andato giù a Urbino, Pesaro, che ce ne sono tante rotonde, andando verso Urbino sono 25 km, una rotonda più bella dell'altra. Cioè, è veramente, e danno un piacere, quando tu ti metti nella rotonda, che la vedi, la guardi, qui a Faenza non ne frega niente a nessuno. Ainciò. Maria Erbacci per Faenza Web TV.